Giovanni Allevi, compositore e pianista che ha stregato il mondo con le sue note, ha calcato nei giorni scorsi le scene del Mascherini di Azzano Decimo in occasione della rassegna Pordenone Pensa. Incalzato dalle domande del direttore d'orchestra Eddie Denadai, ha parlato di se stesso e delle sue passioni, con uno sguardo al suo ultimo libro, Classico Ribelle. Simpatico, travolgente e ironico, ha raccontato di come si intrecciano nella sua vita e nel suo lavoro la musica e la filosofia, delle quali ha terminato gli studi con il massimo dei voti. La musica è immersione nell'attimo dell'emozione e del presente. La disciplina della filosofia invece è una riflessione su quanto è già stato, una riflessione anche distaccata sugli eventi e la possibilità di prevedere degli scenari futuri. Razionalità ed emozione. La vita li contempla tutti e due. Non sono mancati cenni al momento particolarmente critico e alle difficoltà che oggi sostengono i giovani nella ricerca di una loro dimensione. E ricominciare a sognare. Questo è fondamentale adesso, perché tutte le idee vecchie sono crollate, si sono sgretolate, tutto sta diventando polvere. E allora questa desolazione, questa cosiddetta crisi, ci costringe al nuovo, ci costringe a prendere di nuovo in contatto con le nostre aspirazioni più profonde, con i nostri sogni. Ad impreziosire ulteriormente l'incontro, al quale Allevi si è concesso generosamente, è stata la sua esecuzione di alcuni brani, tra i quali i famosi Secret Love e Come sei veramente.